Si è tifosi della propria squadra perché si è tifosi della propria vita. Buongiorno, buongiorno e buona domenica, 1° settembre. Sì, oggi è il giorno del cambio del calendario. Da questa foto io, Pippo Inzaghi, mio figlio con il libro di Pippo Inzaghi scritto con il GB Olivero, un bel libro, leggetelo perché è veramente un bel libro. E poi passiamo a settembre, io, mia moglie, nel giorno del suo compleanno. E vediamo cosa ci riserverà questo mese di settembre, che vedrà il Milan giocare contro il Venezia, poi ancora contro il Liverpool, derby e poi Lecce. Questo è quello che ci riserva il mese di settembre. Cari amiche e cari amici, vi invito sempre a iscrivervi al mio canale YouTube, ad attivare la campanella, a mettere i vostri like ai miei video. E non dimenticate mai di scaricare il link in descrizione. Ieri tutto questo ormai è storia. Domani è un mistero, ma oggi è un grande dono, domenica 1° settembre. Voglio partire da una bellezza della partita contro la Lazio. Poi non ci nascondiamo dietro i problemi, però a chi piace il bello, è una delle più belle azioni degli ultimi anni del Milan e va sottolineata il gol del pareggio. Con 6-7 tocchi, protagonisti Leao, Abraham, Theo, ancora Abraham, ancora Leao. Un'azione molto, molto, molto bella, chiusa molto, in maniera molto spettacolare da Leao. Volevo partire da questa azione perché quando riusciamo a trovare in questo momento Urfido, riusciamo a trovare qualcosa di Milan, qualcosa che ricorda la bellezza, la bellezza estetica, il fascino del Milan, andiamo a sottolinearlo. Scientemente ho voluto partire da un'azione bellissima che quando la rivedi sembrano quei punti di Sinner, che li vedi e dici impossibile che abbia effettuato questo scambio e poi vinto questo punto. Ecco, questo gol mi ricorda proprio le bellezze dello sport, veramente un grandissimo gol e ha voluto sottolinearlo. Ma poi dobbiamo andare a quella tutto il resto. Nei video di oggi, cari amiche e cari amici, parleremo del cooling break, parleremo di Theo Hernandez e di Leao che non vanno a sentire quello che ha da dire Fonseca. I giornali parlano di Milan spaccato, di caos, di pari e caos, molti scrivono così. Cioè è veramente un momento difficile e complicato. Ho letto ieri sera, non lo sapevo, l'assenza di Ibra perché era in vacanza, ho letto che era in vacanza. Questo mi dispiace perché Ibra è proprio quello che in quelle situazioni del cooling break, ma ne parleremo nel video di oggi, del cooling break, dei momenti in cui non si capisce quale sia l'umore degli spogliatoi verso l'allenatore, la figura è la sua, la figura è la sua. In una partita delicatissima, tutti noi sapevamo che era delicatissima. La curva è stata lì sulla mia destra, splendida. Hanno cantato tutta la partita, poi qualcuno ha scritto fischi alla fine della partita. Boh, io forse ci sono stato, non ricordo, a derubricare la curva, derubricare il tifo affettuoso della curva, derubricare i cori di tutta la partita, anche quando era sotto 2-1 a qualche fischio alla fine, trovo che sia ingiusto perché il tifo è stato potente, unito, affettuoso, innamorato del loro e nostro Milan. Quindi anche questo va sottolineato. Però loro presenti, noi presenti, sono tornato anch'io, viaggio nella notte, poi ne parleremo, ma Ibra deve esserci, Ibra deve esserci. La cosa che vado a sottolineare, ne abbiamo già parlato, sono due punti, poi andiamo alle belle pagelle. Non sto stufo, ecco, ve lo dico già. Sono stanco di bannare la parola belle, perché sennò diventa banale. Si chiama belle pagelle perché sono le pagelle del Milan e io tutto quello che è il Milan è bellezza, le belle pagelle, basta bannare.
anche in caso di risultati negativi. Due sono le cose che mi porto dentro, la classifica, 2 punti in 3 partite, 2 punti. Ogni anno abbiamo un problema, l'anno scorso a ottobre 2 o 3 punti in 4 o 5 partite, quei 2 punti in 3 partite, e gli altri vanno, perché il mese di agosto è come il mese di settembre, ottobre, novembre, gli altri vanno se vincono e o se pareggiano. Milan 2 punti, vediamo se sarà a 5 punti dalla dal primo o sarà addirittura a 7 punti dal primo. In 3 partite prendere 7 punti, la squadra che è davanti con 7 punti di vantaggio deve andare in totale crisi per essere raggiunta dal Milan. Ecco perché questo è il momento, è l'aspetto, possiamo parlare di tutto, di Fonseca, di tutto quello che volete. I 2 punti in classifica. L'altro elemento incredibile, abbiamo preso 6 gol, come ho detto ieri nel video, 12 partite, 24 gol subiti, 6 gol uguali. Fascia di sinistra dell'attacco avversario, pallone in mezzo, Bellanova. Fascia di sinistra, pallone in mezzo, Zapata. Fascia di sinistra, pallone, il gol di Mani. Fascia di sinistra, il gol di Cancellieri. Fascia di sinistra, 2 volte, ancora Castiglianos, e l'altro gol di Dia. E non è possibile, non è possibile. Lì abbiamo un problema con Calabria, a Parma e con il Torino. Un problema ieri con Emerson, secondo me, il peggiore in campo. E lì non va bene. Andiamo alle pagelle, cari amici, poi approfondiremo anche con Didi. Però andiamo alle pagelle, le belle pagelle. Maignan 6,5 ha salvato la partita, nulla ha potuto sui gol, ha sempre giocatori davanti al portiere. E lui cosa può fare? Ha sempre giocatori davanti al portiere, se le ritrova incredibilmente. Però ha salvato molto bene su Zaccagni 6,5. 5, bocciato anche il primo tempo, qualcuno ha detto ma nel primo tempo discreto, no. Emerson anche nel primo tempo si è limitato al compitino, è uscito male un paio di volte, è molto molto indietro di condizione. Speriamo che sia solo una questione di condizione, ma ovviamente quando ci si pensa al sacrificio di Kalulu come giocatore straniero per far entrare Emerson, questo ovviamente stride. Tomori, a me non è dispiaciuto, 6, ha salvato un paio di occasioni, però sempre i due centrali quando arrivano questi cross raramente anticipano l'avversario, non più di 6. È stato un primo tempo sontuoso di Pavlovic, ha segnato il gol, meritava un grande voto. Poi tanti appoggi sbagliati e anche lì ha perso l'uomo, quindi anche lui 6,5. Non di più, avrebbe meritato di più per il gol, però lui è un difensore e la difesa prende troppi gol. Terracciano 5,5, primo tempo anche buono, però nel secondo tempo si è fatto irretire lì sulla fascia, non più di 5,5. Fofana 6, Reinders 5,5, Reinders, mi ha scritto un mio amico ieri, mi ha detto ma Reinders entra in campo o no? A me non mi sembrava che avesse avuto corsa e gamba, direi 5,5 poi perché un po' è scomparso troppo presto, e 6 Fofana nel primo tempo, perché il primo tempo il Milan ha giocato una bella partita organizzata, senza tirare troppo in porta ovviamente, l'abbiamo visto. Però tutto sommato ha controllato. Sono d'accordo con chi dice che abbiamo giocato un buon primo tempo. Chukwueze 5,5. Se io vado... questi voti sono la media del primo col secondo. E nel secondo tempo è scomparso anche lui. Loftus-Cheek 6, un po' meglio delle ultime prestazioni. Quindi gli do un 6. Pulisic, fra i migliori, 6,5. Si è dato da fare molto... molto presente in tutta la partita, ha provato l'indicazione del secondo tempo, ha battuto il corner sempre molto bene, 6,5.
e 6,5 anche Okafor. Nel primo tempo molto bene anche lui, sempre si alternava con Pulisic, anche lui 6,5, non gli voglio dare meno, anche perché se no i voti, le insufficienze li abbiamo visti, sono gli Emerson, sono i Terracciano, sono i Reinders, gli altri mi sembra che abbiano giocato una buona partita nel primo tempo, troppo scomparsi nel secondo. Quindi sono 6,5 che voi potete valutare 6, però non mi sembra insufficiente la partita di Pulisic, la partita di, no, di Okafor, un 6 la partita di Loftus-Cheek, insufficiente la partita di Chukwueze. Per quello che riguarda i subentrati, diamo 6,5 al gol di Leao, 6 all'entrata in campo di Theo Hernandez. E sono stati i giocatori che hanno dato qualcosa di importante. Musa 6, si è dato da fare anche lui, non ha lesinato il solito impegno. E poi anche 6 Abraham, perché è stato uno dei protagonisti, poi ha effettuato l'unico tiro in tutta la partita, pericoloso su azione, oltre a quello del gol. Veniamo a Fonseca. Fonseca è l'allenatore della squadra che ha 2 punti in classifica, è l'allenatore di una squadra che ha subito 6 gol, è l'allenatore che ha deciso di mettere via Leao e Teo. Nel primo tempo sembrava una decisione tutto sommato azzeccata, perché la squadra ha giocato anche bene, poi però non è stata mai pericolosa, non dobbiamo dimenticarlo. Poi quando ci sono dei giocatori che non rendono il massimo, ci sono 2 soluzioni, o li metti via, come ha fatto Fonseca, o si cerca di recuperarli, di motivarli, di capire che cosa vogliano e cosa debbano fare per giocare meglio. E questo lui non l'ha fatto, il gesto di Leao e di Teo è brutto, è molto brutto nei confronti del pubblico, 2 giocatori che guardano gli altri compagni che parlano con Fonseca non va bene, e quindi 5, il voto 5 a Fonseca. C'è sempre il problema quanto dargli fiducia ancora, qualche segnale si è visto, ma è ancora troppo poco. L'ambiente scontento, l'ambiente teso, l'ambiente angosciato. Perché la paura di ritornare al Milan incubo, perché è una buona squadra il Milan, al Milan incubo di qualche anno fa, in questo momento la classifica ti spinge, e quindi adesso chi deve intervenire? La società. Però la società, se diciamo, il frontman della società nei confronti della squadra in una partita del genere non c'è, addirittura ho letto, io non so dove siano e cosa abbia fatto, sia addirittura in vacanza, ci lascia perplessi, perché deve intervenire la società, ma se la società non c'è, è chiaro che c'è qualcosa che non va. E io non so dove fosse, ho letto che fosse in vacanza, però magari la vacanza va iniziata il giorno dopo la partita del Milan. Se vi è piaciuto questo video, mettete il vostro like, iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegatti, attivate la campanella e scaricate il link in descrizione. Voce roca, ma questo video l'ho fatto la mattina, e la mattina ha significato per me l'arrivo qualche minuto fa a Milano, dopo una notte a parlare di Milan, a rimuginare sui 2 punti in classifica. Buona giornata e buona domenica.